Internazionalità è una parola interessante, che parla di popoli che si incontrano. Ricerca è una parola più difficile, che richiede passione. Rispetto è una parola indispensabile. L'associazione ambientalista ERA denuncia da tempo le conseguenze dell'estrazione di petrolio nell'area del Delta. A causa del clima tropicale e dell'incuria, gran parte degli impianti sono aggrediti dalla corrosione e l'olio filtra alla superficie, uscendo dai tubi delle condutture, spargendosi come un velo sia sul terreno, sia nell'acqua. Lungo migliaia di chilometri di tubi e derivazioni si estende una ragnatela che è quasi impossibile controllare, anche dalle bande che fanno sabotaggi. Questo è il punto di fuoriuscita e là c'è tutto il petrolio uscito. Molta gente vive attorno a questa zona. Qui coltivavano e venivano a pescare. I militari e i tecnici intervengono nei casi più gravi di perdita, ma la fuoriuscita di petrolio è ovunque, segnalata soltanto dalla moria di pesci e uccelli. Noi viviamo a stretto contatto con il fiume. Ci laviamo, beviamo e cuciniamo con quest'acqua mista a petrolio. È la sola acqua che abbiamo e ai nostri bambini provoca continuamente malattie. Sono sempre ammalati. Se c'è una perdita dalle pipeline, continua così per mesi. Il fiume si inquina, i terreni si inquinano e nessuno risponde per questo. Qui c'è ancora l'olio fuoriuscito nel 2006. La Shell non ha mai fatto la bonifica. Durante la stagione delle piogge tutto si allaga. Così il petrolio è penetrato nel terreno ed è arrivato alle abitazioni che si vedono laggiù. Rispetto è una parola indispensabile. Con rispetto lavoriamo in più di 70 paesi per portare. L'acqua qui, da risorsa, è diventata una minaccia e un incubo. Il petrolio scorre in superficie, imbrattando le rive. Vedete? Questo è il pesce che si pesca qui. Vedete il colore? Siamo costretti a mangiarlo perché non abbiamo soldi per comprarne altro. Puzza di petrolio, tutto puzza qui. Gli animali nella foresta non ci sono più e noi non abbiamo più niente da mangiare. Questo tratto della rete di trasporto è in concessione all'AGIP, che dovrebbe garantirne la sicurezza. Rispetto, rispetto, rispetto. Internazionalità è una parola interessante. Rispetto, 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 rispetto. Ad Akalaolu, invece, gli abitanti convivono con questo paesaggio infernale. Sotto accusa la pratica del gas flaring, cioè l'uso di bruciare i gas che si trovano nello strato più alto del giacimento di petrolio. Migliaia di fuochi alimentati da una fortissima pressione interna surriscaldano l'aria già torrida del delta. Abbiamo questa infiammazione agli occhi a causa del gas flaring. Una parte di gas non brucia. Si espande nell'aria, lo inaliamo, ci entra nei polmoni. Il rumore e il calore non ci fanno dormire di notte. I più giovani non hanno mai visto il buio della notte. Il gas flaring è vietato in Nigeria. È una mostruosità, è un abuso, è un attacco ai diritti umani. Deve essere bloccato. Non si può gasare la gente. Negli ultimi 40 anni ci hanno intossicato. Pensate che nella zona del delta del Niger ci sono più di 50 impianti di gas flaring. Rispetto è una parola indispensabile.
Con rispetto, lavoriamo in più di 70 paesi per portarvi energia.